Ed eccoci su Clash Mini. Salve e benvenuti in questo nuovo video di questa probabile nuova serie nella quale andremo a giocare Clash Mini, nuovo gioco della Supercell rilasciato. Come al solito andremo a notare i piccoli dettagli nel gioco, le nuove truppe, come questa. Potrei chiamarla guaritrice perché gli occhi sono quelli, i capelli sono biondi come la guaritrice. Sembra un po' la guaritrice guerriera di Clash Royale, più che altro. Ma di questo ne andremo a parlare avanti, perché è questo l'obiettivo di questa serie, ovvero paragonare le truppe che già conosciamo a queste di Clash Mini. Ora, non so bene come sia integrato nel mondo di Clash questo gioco, ma penso che possiamo ricavarci qualcosa. Tipo questa guaritrice, vedremo tra poco cos'è, ma vedo che in mano ha se stessa con uno scudo. Quindi andiamo a giocarlo e andiamo a scoprire i segretini di questo gioco. Tra l'altro, bellissime le ambientazioni. Ok, salve, Master Mini. Sì, Mini di Master. Piacerebbe giocare a un gioco? Andiamo a giocarlo. Questo è il gioco da tavolo di Clash Mini, dove epiche battaglie sono combattute. Oh, quindi è un gioco da tavolo. Clash Mini è un gioco da tavolo, forse. Adesso parliamone. È un gioco da tavolo, forse. Ricollegato, più che ricollegato, ricostruito a quello che è la vita reale di Clash, tipo Clash Royale, può essere. Questa è la mia truppa e devo piazzarla, è quello che ci ha detto. Inizierà la battaglia. Clash! Sì, è iniziata una battaglia dei fantocci contro il Re Barbaro. Ok, interessante. Okay, sembra molto un gioco strategico di posizionamento. Non so se qualcuno ha presente, ma tipo Mario Rabbids. I mini possono essere upgradati. Ok, e quindi prendi il tuo arciere magico e lo piazzi sempre sul tuo arciere magico, ok? Che tra l'altro costa Elisir, abbiamo visto. E siamo a una vittoria. Forse è una best of three. Chi arriva per prima tre vince, vediamo. Ma penso sia così, eh? No, ci sta morendo il Re Barbaro. Abbiamo vinto, ok. E quindi. E Re Barbaro torna, però. Ci torna il Re Barbaro? Sì. Come sono quattro? Aiuto. Ah, abbiamo anche noi di fantocci. Cos'è questo? Ah, ricicliamo le truppe. Ed ecco qua che ritornano i Goblin. Ah, le abilità Clash verranno triggerate, nel senso verranno azionate quando inizierà la battaglia. In effetti fa un danno, il signor Goblin. Ai ai. Olè? Un signore. Con la fascetta da sport, tra l'altro. Mi piace che c'è quella fascetta molto da giocatore di basket anni 80, 90. Hai vinto tre battaglie. Questo vuol dire che hai vinto il tuo primo duello. Ok. Tra l'altro, adesso. Come vi ho detto, sarà sì una serie molto divertente e veloce, ma andiamo a guardare bene questa signorina. Andiamo, gli occhi sono palesemente quella di una guaritrice. Ora forse vi metto in sovraimpressione una guaritrice e l'andrò a guardare anch'io una guaritrice, eh? Ok ragazzi, ho guardato l'immagine, probabilmente la vedete in sovraimpressione e devo dire che sono uguali. Sembra più che una guaritrice guerriera, però. Possibile che la razza, tra virgolette, sia quella. E molto probabilmente è così. Bella lei, sceglierei palesemente lei. Mi piace molto il suo scudo e mi piace molto che assomiglia a una guaritrice. Sì, sceglieremo lei. Cassina? C'è sto opening time? Soldi? Ok, effettivamente c'era la monta dei soldi, me l'aspettavo. Che cos'è? Ah, una guaritrice da distanza. E ragazzi, però ce ne sono, ce ne sono. Assomiglia molto alla nostra campionessa. Lancia una magia. Ah no, lancia una freccia magica che cura gli alleati di 4 HP. Bello. Buona la guaritrice. Mini Pekka, Pancake. Questa sembra bella grossa. 10 campioni. E li abbiamo sbloccato per questo la ulti? Sì. Che abbiamo letto prima. Ah, devo schiacciare? Sto schiacciando. Ok. Altri campioni? 4 goblin lancieri. Che abbiamo visto che non sono male. Bello, bello, vai, 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 signor Goblin Lancieri. Ma è un pacchetto che danno a tutti? Il minatore? Arciere magico che già avevamo? Ah no, non ce l'avevamo. Pam, il mago. Quindi queste sono i nostri eserciti? No, non voglio fare un duello, a dire il vero. Andiamo a fare un duello. Let's go. Sì, vediamo. Ho visto lo scheletro gigante. Ciao, Jared. Allora, mettiamo. Non so bene come si fa, ma mettere la guaritrice dietro di lui. Il mago. No, dietro no, perché magari ci mette anche lui, ma lo metterei dietro. E basta. Vediamo. Ah, lui è messo lì. Bella la. Ok. Ma ragazzi, quanto resiste la. La campionessa? Resiste un sacco. Come si attivano le abilità? Ho delle abilità? Non penso di. Ah, sì, invece, guarda lì.
Ma penso Jared sia un bot, nel senso. È stato molto scarso Jared. Allora, direi mini pecca assolutamente. L'abbiamo visto abbastanza arrabbiato il mini pecca. È un marciere magico da dietro. Ok, ah, deve scadere il round per forza. Mi piace molto, sarò sincero. Molto tattico, nel senso, dipende molto dal posizionamento delle truppe. Abbiamo. No! Il mini pecca lo sprechiamo? No, a quanto pare no. Cioè, gli sta facendo dei danni assurdi. Il nostro magarciere ha ucciso il suo. Spettacolo! Ammazziamo il suo mini pecca, perfetto. E il nostro mago da lì riesce a prendere. Ah no, deve camminare, perfetto. Molto, 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 molto. Ok, figo. Questo è figo. Lei più avanti, però. E il mini pecca dietro. Ah, potenziamolo, è vero. Potevo. Ok, ce l'ho fatto giusto in tempo. No, non è vero, non è giusto in tempo. Ok. Mini pecca, forza, fai del danno, mini. Uccidete l'oro di mini pecca. Ok. La guaritrice, una signora. Tra l'altro non so se notate, ma la guaritrice perde le piume. Ultimo round? No, perché. Ah sì, l'ho vinto io, stranamente. Potenziamo il mini pecca che ha fatto dei danni assurdi. Minatore non mi è piaciuto, a dire il vero. Lui. Abbiamo The Roll. E potenziamo il mago ancora. 2 stelle di mago. Non scherziamo. Un roll per vedere. Niente, non possiamo potenziare niente, però abbiamo il mago a 2 stelle. Oddio, il mago fa tantissimi danni. Incredibile. No, ci muore la guaritrice. C'è morto anche il mago. Però abbiamo un magarciere. No, ragazzi, che abbiamo fatto strage. Contro il bot, ma abbiamo fatto strage. Ah no, ne ha vinta uno anche Jared. Jared, complimenti Jared. Ok, 5 coppe. Molto scarse le coppe. Soldi? No, cos'è questa? Ho vinto una carta d'oro? Troppa una bomba che fa danno. Perfetto. Cos'è la carotina d'oro? Level 3. Abbiamo anche livellato. Grazie, signora campionessa. Siamo pronti per le avventure. Aprirei questo. Che cos'è il pass? È tipo il pass battaglia. Sì. Il barbaro! Barbarian. Ragazzi, i barbari sono molto concentrati sulla rabbia anche in questo gioco. Come se non lo sapessimo. Questo è il carretto di Clash of Clans? Ah, ma c'è anche qui il mini pass. E costa 9 euro. Minchia. Nel senso, sono tanti. Ah, vedete che c'è la skin da curatrice anche per la campionessa. Quindi qualcosa vuol dire. Qualcosa vuol dire. Possiamo comprare il boscaiolo, il mago elettrico, arcieri. Ma per adesso non andrei a investire in niente. Potremmo comprare il. Lui, non so se ne convenga, cioè non so se convenga. 5 quest point gratis. Non so se conviene. Allora, non lo so. Se qualcuno ha giocato il gioco e sa se mi conviene, me lo scriva nei commenti, comprare gli eroi, perché potrei pensare di farlo. E quale carta comprare? Cioè, nel senso, io comprerei tutte. Non ho i soldi adesso, ma le comprerei tutte. Quindi, se avete consigli, scrivetemelo nei commenti, ragazzi. Per questo video è tutto. Aspettatevi altri video. Ciao!